Sì all'aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro. È questo l'esito dell'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare, riunitasi in diverse location sparse in tutta Italia e anche a Lucca, dove si sono dati appuntamento più di 1,000 soci provenienti da Toscana, Umbria e Liguria. Approvato a grande maggioranza, questo aumento di capitale è un'operazione importante volta a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo bancario, di cui fa parte anche la Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, in due direzioni: affrontare con serenità gli stress test della BCE e riacquistare i margini necessari per sviluppare in modo incisivo l'attività creditizia. Oggi i soci sono chiamati a deliberare un aumento di capitale importante che è dovuto a vari fattori. Il principale sono i parametri che BCE ha imposto alle banche sistemiche di questo Paese, e noi facciamo parte delle 5 banche sistemiche di questo Paese. Questo aumento di capitale ci servirà per essere ancora più presenti nei confronti delle famiglie, delle imprese e dei nostri territori. Quello del credito è un tema fondamentale nell'ambito della ripresa economica, un bisogno avvertito da famiglie e imprese e da tutti gli osservatori economici. Ritengo che sia fondamentalmente un atto dovuto, ma si è concepito in quell'ottica che vede un'apertura forte, specialmente sul territorio di Lucca, verso quello che è il mondo imprenditoriale, ma in come questo momento c'è bisogno di un segnale forte, concreto e che dia veramente dimostrazione e apertura verso le imprese.